Ringrazio CSU-NET di averci invitato a questa conferenza organizzativa importante che cade in un momento difficile per il nostro Paese, dove il ruolo del volontariato sta diventando sempre più strategico e diventa sempre più strategico nella misura in cui gli attori del volontariato, quindi volontari e supporti al volontariato, quindi parlo dei comitati di gestione che rappresento sia a livello nazionale che locale, sia da parte di CSV-NET, dei singoli centri di servizio di volontariato, del mondo delle fondazioni di origine bancaria, credo che oggi sia stata un'occasione importantissima di fare sistema, fare il punto, perché credo che il lavoro fatto in questi anni e il lavoro che c'è da fare sarà il lavoro che salverà il nostro Paese, perché da questo lavoro è stata creata una nuova classe dirigente che ha come attenzione il bene comune a livello personale e i beni comuni, quindi la valorizzazione del patrimonio del nostro Paese, che deve andare a beneficio di tutti i cittadini, soprattutto dei più deboli e di chi più ha bisogno, di cui non si occupa nessuno. In particolare credo che l'ultima esperienza di collaborazione nata fra CSV, COGE e mondo delle fondazioni di origine bancaria è il tema della progettazione sociale. Partita un po' di anni fa in maniera un po' rocambolesco e inusuale, oggi ha raggiunto dei fondi che appena sono stati bloccati importanti e significativi e una governance condivisa fra appunto i CSV, le fondazioni, i comitati di gestione e le associazioni di volontariato. È una partita importante perché permette alle associazioni di volontariato di cominciare a lavorare organicamente in rete, quindi a strutturarsi per rispondere meglio ai bisogni del proprio territorio.